Sta per andare in onda Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Trasmissione condotta da Massimo Bonella e Alviano Appi. Grazie a Ugo Moreno dalla regia, questa sera lui di turno a Modena, che mi ha dato la linea per questa diretta Pianeta Oggi 20 nel mondo. Sono le 19.02, prima di dare la linea a Alviano Appi dell'Associazione Culturale Il Sicomoro, che è collegato con noi a Pordenone, che avrà poi un ospite importante da presentarvi, un aggiornamento per quanto riguarda la forte scossa che ha colpito questa mattina all'alba il centro Italia, precisamente il Maceratese, in modo particolare la località di Muccia. Ci sono stati dei crolli, è crollato anche un campanile seicentesco, fortunatamente non si registrano feriti e tantomeno vittime. È stata chiusa per un certo periodo di tempo, per alcune ore, la linea ferroviaria che collega Macerata con Civitanova Marche. Dunque, la scossa è stata di magnitudo 4.6. E qui mi fermo, perché alcune testate riportano 4.7, altre riportano 4.6. In questi ultimi tempi, diciamo così, va di moda, proviamo a usare questo termine, abbassare il magnitudo, cioè ritoccare il magnitudo. Allora, io non riesco a capire come mai solamente in questi ultimi 2 anni a sta parte si fa queste cose, e invece prima, anni 80, anni 90, anni 70, cioè io mi ricordo il terremoto del Friuli, non si è mai parlato di ritocco di magnitudo. Anche qui motivo di approfondimento, io adesso non voglio dire niente, che sia chiaro, però un motivo di approfondimento, perché penso che sia più che lecito dire che qui non si capisce niente. Allora, diciamo che o è 4.7 o 4.6, mi viene da ridere. E allora, è stata dunque, dicevo, registrata con epicentro a 2 chilometri da Muccia, in provincia di Macerata. Ricordiamo anche l'ipocentro a circa 9 chilometri di profondità. La scossa praticamente si è sentita in diverse zone del centro Italia, anche in Umbria. Ci sono state anche delle repliche, 3 delle quali di magnitudo superiore a 3. Dunque, il capo della Protezione Civile si è recato subito sul posto per un incontro con i sindaci. Qui abbiamo anche la home page della testata Il Corriere Adriatico, e dove a taglio prima ovviamente c'è la notizia del terremoto. Dunque vi dico un po' faccio un po' una sintesi di come viene riportata la notizia. Allora, in primo piano Marche, ancora scosse dopo quella del 4.7, torna l'incubo, danni pure alle case di legno. Ecco, ci sono anche delle fotografie e si vede come sono caduti diversi mobili. Ci sono per esempio sportelli delle credenze a terra nel pavimento, con tutti i tegami, con tutte le varie cose, piatti eccetera, sedie, addirittura vedo sopra dei fornelli un pezzo di credenza staccato, insomma, che potrebbero anche ferire le persone, ovviamente, che pesano questa cosa, ti viene in testa una cosa del genere, insomma, ci puoi anche rimanere secco. Allora, vediamo un po' la notizia, di fare una sintesi qui, ripetiamo la fonte corrieradriatico.it. Dunque, ancora il terremoto, ancora un panico, un'altra scossa questa mattina intorno alle 5.11 avvertita nel Maceratese, ma anche sulla costa. Nessun danno alle persone, ma altri danni, qualche crollo e la paura che torna a segnare un territorio già messo a dura prova ormai da mesi. Il terremoto di magnitudo 4.7 registrato questa mattina con epicentro a 2 chilometri da Muccia è stato avvertito in un'ampia zona che comprende anche Umbria e Lazio fino a Roma. Dalle verifiche effettuate, prosegue l'articolo qui nel Corriere Adriatico,
Dalle verifiche effettuate nelle aree dove sono realizzate le soluzioni abitative di emergenza non si riscontrano problemi, al massimo sono caduti alcuni oggetti, come ho detto prima. Insomma, dalle fotografie si vede proprio che sono crollati, ecco, diversi oggetti. La conferma arriva anche da alcuni cittadini che ci vivono. Dicono: abbiamo avuto molta paura, danni limitati. Danni hanno riportato invece le casette di legno realizzate nei villaggi che ospitano gli sfollati. In alcune si sono staccati anche i pensili dalle pareti, in altre addirittura i boiler. Insomma, sono cose che, come dicevo prima, pesano, questi dati. Arriva un boiler in testa, insomma, può far male. In questi ultimi 30 giorni, riferisce il sito dell'INGV, la zona a sud di Camerino è stata interessata da un incremento di sismicità con terremoti che hanno raggiunto valori di magnitudo pari a 4.0 il 4 aprile alle ore 4:19 italiane. Tali eventi rientrano nella sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016 con l'evento di magnitudo 6 avvenuto nei pressi di Amatrice e Accumoli e in provincia di Rimini e culminato con l'evento sismico del 30 ottobre 2016 di magnitudo 6.5. La sequenza si è gradualmente sviluppata, interessando un'ampia fascia dell'Appennino centrale, un'area di 1200 km² estesa per circa 80 km in direzione nord-nord-ovest, sud-sud-est e larga circa 15-20 km, dalla provincia di Macerata nelle Marche alla provincia dell'Aquila in Abruzzo. Dunque, questa è un po', ecco, la situazione, ho fatto un attimo una sintesi, poi naturalmente l'articolo prosegue, chi volesse approfondire può andare dentro al Corriere Adriatico e quindi poi vedere con calma. Noi intanto abbiamo da quella homepage riportato questa notizia, con tante scosse, un'area del centro Italia che è sempre più ampia, sempre più aree del centro Italia vengono interessate, insomma, da questi terremoti. Ricordo, prima abbiamo parlato del terremoto di Amatrice, quando c'è stata quella scossa molto forte, superiore al sesto di magnitudo, l'avevamo sentita anche qui a Venezia, Treviso, che eravamo proprio in diretta qui a Radio Science e abbiamo potuto commentare in quel momento, ecco così, particolare. Ora non è mai successo che da quella zona si sia avvertita qui la scossa e anche in quel periodo c'era la polemica che diceva magnitudo 7 punto qualcosa, adesso non mi ricordo, comunque che aveva toccato il 7, che invece diceva che no, il magnitudo è più basso, 6 e rotti. Ecco, allora voglio dire, anche qui c'è un po' di confusione, sarebbe veramente motivo di approfondimento capire un attimo il discorso di questi magnitudi. Comunque l'importante è che non ci sia nessun ferito, si contano solamente alcuni danni, ricordiamo per quanto riguarda il centro storico che praticamente è crollato il piccolo campanile della chiesa del 600 Santa Maria di Varano a Muccia. Sono le 19:10, volevo darvi anche un'altra notizia importante, vediamo se riusciamo a recuperarla, facciamo tutto in diretta, d'altronde noi siamo qui che insieme a me, io e l'editore Rosario, con l'aiuto alla regia Ugo, eccetera, cerchiamo di portare avanti questo programma, ma non solo, proprio tutto il progetto Radio Science TV, Pianeta Oggi TV. Non chiediamo niente a nessuno, non abbiamo persone assunte e cerchiamo di fare un'informazione libera, indipendente e soprattutto gratuita, ovviamente. E quindi perdonerete se ogni tanto c'è un attimo di attesa per trovare le notizie, perché appunto non abbiamo gli assistenti tecnici qui. Allora, praticamente c'era una interessante notizia, vediamo un po' se la riesco a trovare, altrimenti devo dare subito la linea a Viano. Era notizia dove c'era di mezzo Gorbaciov, vediamo, eccola qui allora,
Gorbaciov dice, quindi saltiamo un attimo all'estero, come Cuba incontro Putin-Trump. È necessario che Vladimir Putin e Donald Trump si incontrino al più presto per evitare una sorta di crisi cubana del XXI secolo. È l'appello lanciato dall'ex presidente dell'Unione Sovietica Gorbaciov, riferendosi alla crisi degli anni 60 per i missili russi a Cuba. Secondo Gorbaciov si devono accelerare i preparativi di un summit Putin-Trump così da abbassare la tensione. Spero non si arrivi alla crisi cubana nei rapporti fra Russia e USA, ma l'angoscia è enorme, ha così sottolineato Gorbaciov. Alle 19:12 subito la linea ad Alviano Appi. Mi scuso, ma c'era questa notizia importantissima dei terremoti. Come sapete, Radio segue sempre in diretta tutti questi eventi. Molto probabilmente dopo questa trasmissione, forse anche dopo cena, riprenderemo con degli aggiornamenti, con delle edizioni straordinarie. Prego, Aviano, a voi. Grazie Massimo, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, il tema che abbiamo scelto questa sera di condividere con chi ci ascolta è un tema che può sembrare ai più un po' strano, un po' démodé, diciamo. Invece è nella nostra convinzione che, magari vediamo se riusciamo a dare le prove di questo, che il tema delle civiltà scomparse, stasera parleremo di Atlantide, ha molto a che fare con l'uomo di oggi, perché l'uomo, in qualche modo, possiamo arrivare a capire, ha avuto forse delle vicende, degli apici evolutivi, tecnologici o spirituali in epoche passate molto elevate e poi ha avuto delle ridiscese, delle discese. Allora, con Marco Marsili di Gubbio, studioso ricercatore, approfondiremo questo tema. Intanto, grazie Marco per aver accettato il nostro invito. Buonasera a tutti, grazie Alviano, grazie a voi per l'invito e un saluto caro a voi e a tutti i radioascoltatori. Allora, Marco, io so che tu sei un appassionato di questo tema e innanzitutto ti voglio chiedere l'interesse, la passione per questo argomento, da dove viene, quando ti è nata? Ma guarda, Alviano, la passione per questo argomento è collegata alla passione per la ricerca di quella che chiamiamo, con un termine generico, la verità. Quindi conoscere anche le origini della nostra civiltà, non accontentandomi in questo caso, delle conoscenze che vengono trasmesse a livello accademico, notando se non altro l'enorme discrepanze, non tanto io in prima persona, io comunque in un secondo momento, ma anche attraverso le ricerche di grandi, grandiosi esperti, ricerche che non sono state prese in dovuta considerazione perché l'esito di queste importanti ricerche mette indubbiamente in crisi lo status quo a livello di conoscenze ortodosse, se così vogliamo. Quindi questa passione nasce in generale dalla ricerca della conoscenza, capire come stanno realmente le cose, capire come stanno realmente le cose per l'essere umano, per il pianeta su cui l'essere umano vive, per tutto il sistema di cui l'uomo e il pianeta fanno parte. Guarda, bene, io ti ringrazio molto di questa spiegazione. Io posso condividere con te il fatto che all'età di 13-14 anni io avevo un po' la passione degli UFO, della presenza degli extraterrestri, eccetera. Come ragazzino sentivo tanto.
Si potrebbe pensare che fosse semplicemente così una fantasia, un'immaginazione, ma dentro di me avevo forte il sentimento che non si poteva vivere da soli nel cosmo, eccetera. E poi indagando, mi sono imbattuto in studi, in persone che hanno approfondito il tema, e quando si approfondiscono certi temi si scopre che c'è molto da imparare e poco magari da ridere o da prendere con leggerezza certi temi. Allora, con te partiamo in questa riscoperta di Atlantide, intanto dicendo un poco, perché non tutti conoscono certamente l'argomento, di che cosa si tratta, e poi anche di dare qualche riferimento, diciamo, storico, oggettivo, sulla presenza di questa civiltà scomparsa. A te la parola. Sì, allora Atlantide è stato un grandioso impero che ha governato gran parte del mondo per lunghissimi millenni. La vicenda di Atlantide si estende in circa 200.000 anni di storia, fino ad arrivare a 12.500 anni fa circa. Durante tutto questo periodo ovviamente non è che nasce l'impero atlantideo e nasce già allo stato dell'arte perfetto. Ma c'è uno sviluppo dovuto anche alle condizioni ambientali, geografiche, quindi ci sono diciamo dei collegamenti con lo spostamento delle placche tettoniche, quindi l'emersione di terre vergini nell'oceano Atlantico, sulle quali poi si sono stabilite via via, si sono incontrate tra loro delle primordiali razze umane, e hanno dato vita ad una popolazione che è riuscita ad organizzarsi in maniera via via sempre più perfetta. Tu prima hai citato in maniera sicuramente non casuale il discorso extraterrestre. Il discorso extraterrestre è strettissimamente collegato al discorso di Atlantide e al discorso dell'evoluzione del popolo atlantideo, perché questi signori delle stelle, per quello che ne sappiamo noi dai un po' dei reperti archeologici che mostrano in maniera inequivocabile questi contatti che ci sono stati, e un po' lo sappiamo grazie ai messaggi ricevuti e trasmessi dai cosiddetti contattisti, cioè i veri e propri ambasciatori di questi signori delle stelle, ambasciatori terrestri, sappiamo che appunto le superciviltà cosmiche hanno accompagnato e guidato l'evoluzione del popolo atlantideo, fino a renderlo un impero trainante, una vera e propria locomotiva per tutti gli altri popoli della Terra. Quindi gli Atlantidei via via sono avanzati fino a circa 75.000 anni fa, quando sono diventati un vero e proprio impero appunto esteso, con sede centrale in un grande continente al centro dell'Oceano Atlantico, e con province in tutte le coste dell'America, delle Americhe, e nelle coste europee, ma anche all'interno del Mediterraneo. Hanno quindi ricevuto ed utilizzato gradualmente tecnologia sempre più raffinata, sempre più evoluta, e sono progrediti di pari passo a livello etico e a livello scientifico, fino a raggiungere le vette più alte delle conoscenze anche spirituali che si siano mai incontrate su questo pianeta. Purtroppo oggi Atlantide è soltanto un mito, una leggenda, o così si vorrebbe far credere, perché ha fatto un cattivo utilizzo di queste altissime conoscenze, tanto da essere diciamo così punita
non tanto dai fati, ma da quello che è, da quella che è la famigerata legge di causa ed effetto. Quindi ad ogni azione corrisponde una reazione. L'impiego negativo di queste altissime conoscenze ha provocato dei danni enormi a livello sociale, a livello sotto tutti i punti di vista, questo grandioso impero. Nel tempo, in questi 75.000 anni fino a 12.500 anni fa, ovviamente ci sono stati anche dei cambiamenti geologici, quindi quella che inizialmente era un continente al centro dell'Oceano Atlantico gradualmente è diventata una serie di grandi isole. Diciamo che ci sono stati, ecco, questi cambiamenti che hanno portato anch'essi delle modificazioni nell'assetto proprio strutturale, anche sociale, anche culturale di questo grandioso impero. Ma in generale il popolo atlantideo è sempre rimasto forte delle proprie conoscenze e della propria grande evoluzione nei confronti di tutti gli altri popoli del mondo. Un esempio, un baluardo, una vera e propria locomotiva che serviva, secondo i progetti di questi signori delle stelle, serviva da traino per portare poi tutta la popolazione mondiale verso le soglie di una integrazione cosmica. Questo è Ecco, stato l'Atlantide. ebbene, intanto tu hai fatto degli importantissimi accenni che magari approfondiremo ancora in seguito, però io voglio focalizzare un poco l'attenzione di chi ci ascolta sul fatto che tu hai detto queste popolazioni avevano raggiunto una grande tecnologia, ma poi la decadenza, diciamo, dell'aspetto spirituale di queste persone ha fatto sì che questa tecnologia, che il cattivo uso delle conoscenze abbiano attirato su Atlantide appunto delle catastrofi. Allora, io desidero condividere con chi ci ascolta questo concetto, che l'uomo con il suo pensiero è in grado di influenzare la materia e la può influenzare nel senso positivo e nel senso negativo. Quando un'azione viene fatta non solo da un singolo individuo, ma da un'intera umanità, questa azione positiva e negativa si può estendere addirittura a tutto il pianeta, toccare anche le fasce di Van Allen, che possono essere quelle che noi consideriamo l'aura del pianeta Terra. E come ogni singola persona ha un'aura intorno a sé, il pianeta Terra ha un'aura che sono le fasce di Van Allen. Quanto più queste sono in salute, lo spirito dell'uomo è in accordo con il pianeta, è sano, tanto più è protetto il pianeta, quanto invece negativo è il pensiero dell'uomo e quindi negativamente viene influenzata la natura, tanto più è facile che il nostro pianeta non venga protetto. Allora, io ho fatto questo accenno perché è importante che chi ci ascolti focalizzi sul fatto che noi in questo momento siamo tecnologicamente molto sviluppati, ma diciamo spiritualmente stiamo copiando un po' la situazione atlantidea. Ma con te adesso io volevo partire a dare a chi ci ascolta delle nozioni di carattere proprio storico. Chi volesse approfondire, chi dovrebbe andare a vedere, chi ci parla di Atlantide per primo? Ma guarda, Giuliano, possiamo iniziare una dissertazione di tutti coloro che si sono occupati di Atlantide, non finiamo più, perché tu pensa che su Atlantide sono stati realizzati oltre 25.000 scritti, oltre 25.000 scritti che parlano di Atlantide, tra saggistica, ricerche scientifiche più approfondite, anche archeologiche, anche scritture private, eccetera, eccetera, senza prendere in considerazione poi le ricezioni, chiamiamole così, medianiche, che
che provengono dai reami sottili, senza prendere in considerazione queste, soltanto a livello di ricerca sono stati composti più di 25.000 scritti. Ora, noi non possiamo parlare di Atlantide, o perlomeno io non ho inteso parlare di Atlantide senza prendere in considerazione, ad esempio, Platone. Platone ci parla di Atlantide ed è, diciamo, il primo a parlarci di Atlantide. Poi i collegamenti che si fanno in base ai suoi scritti si ritrovano un po' in tutto il mondo, anche nelle leggende antiche di praticamente tutti i popoli del mondo. Pensiamo fino addirittura all'antica valle dell'Indo, anche dall'altra parte del mondo dunque conoscevano la vicenda di Atlantide anticamente. Quindi tutte le leggende, tutte le conoscenze, chiamiamole così, mitologiche, che sono poi diventate nel tempo mitologiche, ma sono partite come racconti storici, quindi tutte le leggende di tutti i popoli originali di tutti i popoli del mondo parlano di Atlantide, ne parlano come le isole dei beati, le isole della felicità, la grande isola dove vivevano gli dei. Danno tanti nomi a queste isole leggendarie, a questo territorio leggendario. Tu prima hai parlato, mi viene in mente adesso parlando di Platone, prima hai detto abbiamo detto che gli Atlantidei hanno la loro degenerazione, abbiamo parlato della loro degenerazione. Ora Platone dice, testuali parole, il loro l'elemento divino si estinse e l'elemento umano prevalse. E dà a questo avvenimento, a questa situazione, Platone dà la colpa della degenerazione di Atlantide. Quindi diciamo che sono prevalsi in Atlantide, nel popolo atlantideo, sono prevalsi quelli che sono i difetti dell'uomo. Questo volevo dire su Platone, perché altrimenti, ripeto, potremmo parlarne tantissimo. Ma di Atlantide ha parlato anche Diodoro Siculo, che era quel famosissimo storico greco vissuto nel primo secolo avanti Cristo. Ne ha parlato Periplo di Annone, ne ha parlato un altro grande ricercatore antico, tra cui Plinio il Vecchio, ne ha parlato Erodoto, si sono occupati di Atlantide, hanno indagato la vicenda di Atlantide tantissimi, anche personaggi più vicini a noi, Marsilio Ficino, ne ha parlato Niccolò Stenone, ne ha parlato addirittura Isaac Newton, ne ha parlato Athanasius Kircher, che è il fondatore dell'egittologia, che oggi come oggi si studia nelle università l'egittologia. E ovviamente ci sarebbe da dire tanto sui collegamenti che ci sono tra Egitto e Atlantide. Di Atlantide ne ha parlato anche Voltaire, ne ha parlato D'Holbach, addirittura sono state scritte delle cose, sempre venendo più vicini a noi, da William Blake, che non era soltanto un poeta ma è un grande pittore, ma era anche un esoterista, diciamo così, è comunque un ricercatore della verità. Un grande visionario William Blake, sì, sì, esatto. Grandissimo visionario. E anche ne ha parlato Ugo Foscolo, ha scritto delle liriche su Atlantide, una in particolare, ne ha parlato Verne in maniera più o meno sibillina nei suoi testi. Su Atlantide è stato scritto un libro molto molto corposo e molto importante da Ignatius Donnelly, che era il vice governatore del Minnesota, nonché un membro della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti d'America, quindi diciamo non l'ultimo arrivato, ecco. Forse un po' un utopista come personaggio, ha avuto delle vicende nella sua vita particolari, ma lui è stato il primo a scrivere un libro veramente molto corposo su Atlantide, indagando anche a livello storico. Si intitola il suo libro Atlantide, il mondo antidiluviano, e lui associava, o meglio, riportava queste antiche leggende che parlano di Atlantide nei termini come nel giardino dell'Eden, il giardino delle Esperidi, i campi Elisi, il giardino di Alcino o anche il Mesonfalos, l'Olimpo, ecco, ne parlava in questi termini, o comunque faceva riferimento a questo.
ne hanno parlato grandi esponenti della massoneria, ne hanno parlato in tanti di Atlantide. Venendo poi ai giorni nostri, appunto, possiamo parlare di Edgar Cayce, che veniva chiamato il profeta dormiente, perché riceveva faceva queste letture medianiche mentre era sdraiato ad occhi chiusi, ed ha indovinato, se così vogliamo dire, alcune cose importanti su Atlantide. Edgar Cayce aveva previsto che alla fine degli anni 60 sarebbero state scoperte alcune vestigia di Atlantide in una zona precisa vicino al largo di Cuba, e questo è così è stato. Viene chiamata Bimini Road questa scoperta, ed è una scoperta molto importante a cui non si è dato tanto risalto, ma è accaduto. Sono delle lastre di pietra enormi a 6 metri di profondità sotto l'oceano. Sono state veramente scoperte esattamente nel luogo, nel tempo in cui Cayce aveva previsto. Si sono occupati di Atlantide i teosofi tantissimo, e si sono occupati di Atlantide in maniera, diciamo, più inerente alla spiritualità. Anche il grande guru indiano Paramahansa Yogananda ne ha parlato. E poi, come dicevo prima, venendo ai nostri giorni, io non mi sento di tralasciare i cosiddetti contattisti. Perché, ecco, guarda, allora, benissimo, adesso ripartiamo da qui, perché ti ringrazio dell'excursus veramente molto ampio che hai dato. Quindi per chi ci sta ascoltando c'è l'indicazione di storici, di studiosi, di artisti, persone di spessore, di grande livello, di filosofi, come detto anche prima citando Platone. E adesso cerchiamo di focalizzare notizie su Atlantide da un aspetto che può sembrare poco scientifico, ma che in realtà io inviterei chi ci ascolta a prendere seriamente. Persone come Edgar Cayce, anche Gustavo Roll abbiamo avuto in Italia, hanno dato ampia prova delle loro capacità di fare che cosa? Di andare in un archivio e di poter leggere che cosa è scritto in quell'archivio. Anche noi oggi facciamo registrazioni che tra 1, 10, 100, 1000 anni possono essere ripresi, visitati, analizzati da chi sa entrare o aprire un computer e trovare dentro delle cose, o aprire un libro, oppure entrare in libri, in computer più sofisticati, come il mondo della Cascia, eccetera, oppure avere contatti con persone che ci vengono a parlare, avere la capacità di contattare esseri che stanno in altre dimensioni. Allora, adesso approfondiamo questo tema. Chi è che ci parla di Atlantide, Marco? Allora, innanzitutto spezzo una lancia a favore di quello che hai detto, e ovviamente con me sfondi una porta aperta in questo senso. C'era proprio Gustavo Roll che diceva, insisteva dicendo: la scienza ci insegna una grande legge, nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Questo ha attinenza anche, ad esempio, non so se gli ascoltatori sono interessati, possono approfondire l'argomento, ad una scoperta che fu effettuata qualche decennio fa da padre Pellegrino Ernetti e dalla sua equipe di scienziati. Padre Pellegrino Ernetti era uno scienziato, era un fisico, oltre che un grandissimo musicologo. Si tratta del cronovisore. Il cronovisore era un apparato, un apparecchio che riusciva, attraverso delle antenne particolari, riusciva a captare le onde, le frequenze, quindi, di ciò che era esistito, di ciò che era accaduto nel passato, e a tramutarlo in audio e video.
Quindi una vera e propria macchina del tempo all'indietro, diciamo. Quindi questo soltanto per dire che non si tratta di cose fumose o di filosofie trascendentali, non si tratta solo di questo, ma si tratta di realtà scientifiche appurate. La scienza conosce, una certa branca della scienza conosce perfettamente la possibilità di entrare in contatto con questo archivio. Come tu l'hai chiamato, akashico. L'akasha è un termine usato soprattutto dagli esoteristi, diciamo, ma esiste questo archivio, cioè siccome nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma, tutto ciò che è esistito, voci, scene, profumi, qualsiasi cosa può essere ricostruita, elaborata e ritrasmessa in un modo o nell'altro. Quindi questo sicuramente era la lancia che volevo spezzare a favore di quello che tu hai detto. Allora, per Grazie. quanto riguarda il discorso su Atlantide, io mi sono basato moltissimo sui messaggi ricevuti da parte di questi signori delle stelle e trasmessi da Eugenio Siragusa, Eugenio Nunzio Siragusa, un grandissimo contattista, forse il più grande contattista che sia apparso sulla scena mondiale. E lui ha lavorato per il cielo, passami questo termine, per circa 50 anni e ha Certo. trasmesso messaggi comunicati da parte di queste potenze, da parte di questi popoli cosmici. E lui, tra le altre cose, tra le tantissime altre cose, ha parlato anche di Atlantide. Lui ha parlato di tutta la storia dell'uomo, ha parlato della nascita dell'uomo stesso, di come è stato creato, di come si è evoluto. Ha parlato quindi inevitabilmente anche delle grandi civiltà passate che ora sono leggenda, quindi la grande civiltà Mu Tolteca, la grande civiltà di Mu, la grande civiltà Lemuria, e Atlantide è stato un argomento molto approfondito. Diciamo, non ci sono centinaia di messaggi su Atlantide, ma ce ne sono alcuni. Molto, molto belli, molto profondi, molto precisi, perché la vicenda di Atlantide in sostanza è collegata a quello che oggi sta accadendo sulla Terra, sia perché idealmente e anche praticamente noi stiamo un po' ripercorrendo quelle che sono, cioè l'umanità di oggi sta un po' ripercorrendo quelle che sono i punti di decadenza dell'impero atlantideo. Loro possedevano, ad esempio, a quanto ci viene detto, possedevano l'antimateria, cioè controllavano l'antimateria. Noi oggi giochiamo, scherziamo con il fuoco nucleare, che è un'energia altrettanto distruttiva. Quindi nell'ultimo periodo di decadenza atlantideo, ad esempio, c'era una sessualità spregiudicata, è quello che sta avvenendo oggi da qualche decina d'anni a questa parte. Nell'ultimo periodo atlantideo i governanti erano completamente corrotti e diciamo così, assoggettati a logiche materialiste di potere, di dominio e per nulla a discorsi di conoscenza spirituale, come invece erano millenni prima. Ed oggi noi vediamo la nostra classe politica quello che è, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non soltanto perché noi stiamo ripercorrendo un po' la storia di Atlantide, non soltanto per questo è importante, non soltanto per questo siamo collegati al discorso di Atlantide, ma anche perché l'umanità di oggi è Atlantide, nel senso che da 12.500 anni fa a questa parte non è mai più sorta una nuova grande civiltà, mondiale. Noi siamo il residuo di Atlantide e tra l'altro ci stiamo ancora leccando le ferite. Perché noi facciamo risalire la storia a qualche migliaio di anni fa, ma non riusciamo a spiegarci, ad esempio, come mai gli egizi sono nati già con tutte quelle conoscenze, cioè una civiltà che è nata praticamente già sapevano fare le piramidi, già Bravissimo. sapevano. Queste sono cose assurde, oppure anche le grandi civiltà del Mesoamerica, gli Aztechi, i Maya, gli Olmechi, i Toltechi, eccetera, eccetera, sono civiltà immense. Ricordiamo che gli Aztechi avevano, quando sono stati incontrati dai conquistadores, avevano una civiltà che era estesa tanto quanto l'antica Roma al suo massimo splendore. Quindi e non utilizzavano moneta, perché
quindi andavano avanti alla grande finché non sono arrivati gli spagnoli. Quindi noi oggi ci stiamo, dicevo, leccando le ferite da quello che è accaduto in Atlantide, anche a livello sociale, anche a livello spirituale, che poi si riversa nel sociale e culturale, perché tutto quello che noi oggi viviamo è una conseguenza del declino di Atlantide. Gli Atlantidei hanno fallito miseramente la loro fatica evolutiva, e noi oggi siamo quello che ne resta. Ecco, siamo nati dalle ceneri di Atlantide, e ancora non si è compiuto. Perché? Perché come insegnano questi maestri cosmici attraverso questi contattisti, Atlantide è stata la sesta razza madre terrestre. Non è ancora nata la settima razza madre terrestre. La settima razza madre terrestre nascerà, e qui apriamo una parentesi sconfinata che forse tratteremo magari in un'altra occasione, la settima razza madre terrestre nascerà quando ci sarà quello che a livello teologico viene chiamato il nuovo cielo e la nuova terra, cioè l'instaurazione della nuova società, che, come dicevano i Maya, sorgerà sulle ceneri della precedente, cioè sulle ceneri di questa attuale. Quella sarà la settima razza madre terrestre, che conoscerà l'integrazione cosmica e quindi viaggerà nello spazio insieme a questi popoli meravigliosi, ma noi ancora oggi siamo il residuo della sesta razza madre terrestre, siamo il residuo di Atlantide. Atlantide è collegata a noi, e anche in questo senso, anche perché in Atlantide si sono manifestati dei grandissimi maestri spirituali, che poi nel corso delle epoche fino ad oggi ed oggi stesso hanno più e più volte ripreso corpo per continuare ad insegnare la verità a chi ha orecchie per udire. Questo è, diciamo, in estrema sintesi, Albiano. Noi non possiamo nemmeno adesso permetterci di approfondire. No, certo, certo, certo. Io ti affiderei un ultimo concetto, se tu riesci a svilupparlo, perché abbiamo anche proprio ancora 3-4 minuti. Quindi, ma il concetto che adesso io vorrei condividere, grazie a te, con gli ascoltatori, è questo. Noi facciamo delle cose, siamo su questo mondo, agiamo, ognuno, c'è chi va a scuola, c'è chi ha il lavoro, c'è chi fa mille cose, qualcuno è consapevole di questo, qualcuno invece no, è immerso semplicemente nelle proprie attività. Noi siamo anche all'interno di un progetto più grande. Allora, ecco, prima magari di salutare chi ci ascolta, promettendo un approfondimento ulteriore su Atlantide, magari di più di carattere proprio spirituale, evolutivo, eccetera, io vorrei che tu spiegassi un poco, che dessi l'idea che noi siamo all'interno di un progetto più grande, di cui forse non siamo proprio ancora consapevoli di dover partecipare in un modo o positivo oppure no. A te la parola. Assolutamente, Albiano. Allora, premesso che a nessuno è precluso l'accesso a questa conoscenza, cioè tutti possono, chi cerca trova, no? Si dice, qualcuno diceva 2000 anni fa, cercate e troverete, ed è la verità. Quindi a nessuno è precluso l'accesso a questa conoscenza, alla conoscenza di questa realtà più ampia, di questa visione più ampia. Semplicemente bisogna fare lo sforzo di mettersi in ricerca, quindi di investire il nostro tempo, le nostre energie psicofisiche e fianco le nostre risorse economiche nella ricerca. Okay? Se non possiamo farlo perché abbiamo da lavorare, non abbiamo tempo, eccetera, comunque affidarsi dopo aver attentamente valutato l'integrità della persona, affidarsi a ricercatori ed esperti degni di questo nome, perché sono conoscenze, è una conoscenza fondamentale per la nostra evoluzione. Direi più fondamentale, la cosa più fondamentale è comportarsi bene anche da ignoranti, quindi cercare di comportarsi al meglio con il nostro prossimo, essere persone positive in tutti gli aspetti della vita, impegnarsi per cause giuste in favore della vita, della verità, eccetera. Ma comunque, per chi ha questa sete, la conoscenza è accessibile, bisogna impegnarsi in questa ricerca. Noi facciamo parte di un
pianeta Terra, che a sua volta fa parte di un sistema solare, che a sua volta fa parte di un gruppo di altri sistemi solari, che a sua volta fa parte di una specifica parte della galassia, che a sua volta fa parte, e così via. È come un frattale, ci insegna la matematica di Mandelbrot, è come un frattale. Noi, noi siamo degli enzimi, l'umanità è il gruppo enzimatico principale di una cellula del corpo macrocosmico, la cellula del corpo macrocosmico che noi chiamiamo pianeta Terra. Ora, questo corpo macrocosmico si rende conto, ha una sua vitalità, ha un suo dinamismo. Noi non siamo gli unici enzimi, perché non è un'unica cellula, esistono anche degli enzimi più evoluti, perché in un corpo esistono le cellule, ma esistono ad esempio le ghiandole endocrine, che noi possiamo associare alle stelle, agli astri, ai soli. E le ghiandole endocrine producono ormoni, e noi possiamo associare questi ormoni a questi esseri super evoluti, perché gli ormoni influenzano poi, immettendosi nel sangue, influenzano poi la vitalità e l'animismo di tutto il sistema. Quindi di tutto il sistema psicofisico addirittura. Quindi siamo parte di questo immenso corpo macrocosmico e, come dicevi tu, nella stragrande maggioranza dei casi lo siamo in maniera ignorante. Ma questo si evince da come noi ci comportiamo. In sostanza, Albiano, l'umanità terrestre nella sua stragrande maggioranza è diventata un gruppo enzimatico cancerogeno. Noi provochiamo malattia a questa cellula chiamata pianeta Terra, ed è per questo che intervengono questi esseri più evoluti, questi anticorpi. Ecco, prima intervengono come vitamine a stabilizzare attraverso la medicina dell'informazione che loro danno attraverso i contattisti, intervengono come vitamine a cercare di stabilizzare e di curare questo gruppo enzimatico. Qualora il gruppo enzimatico dovesse rispondere in maniera negativa a queste cure attraverso la medicina dell'informazione, come effettivamente il gruppo enzimatico terrestre umano sta rispondendo male, negativamente, allora il loro intervento potrebbe essere l'intervento simile al lavoro che fanno gli anticorpi, quindi addirittura di resettare il gruppo enzimatico, di sterilizzare la cellula e di piantare nuovi semi per far crescere e amplificare questo meraviglioso pianeta nella maniera opportuna. Noi siamo responsabili della crescita e dello sviluppo dei gruppi enzimatici inferiori, che sono gli animali, i vegetali e i minerali, e invece di curarli, invece di farli evolvere, invece di premurarci della loro sanità evolutiva, noi li inquiniamo, noi li distruggiamo, noi senza pensare alle conseguenze, o addirittura infischiandocene delle conseguenze, che è ben peggiore come atteggiamento, noi maltrattiamo questi gruppi enzimatici inferiori. Quindi l'intervento di questi signori delle stelle si rende necessario, è reso necessario, cioè l'intelligenza che governa questo corpo macrocosmico si premura di tutelare la propria integrità, quindi invia questi esseri più evoluti per cercare di sistemare la situazione. Non possono farlo in maniera coercitiva, o perlomeno non possono imporre, ecco, loro possono offrire, loro offrono queste conoscenze meravigliose in grado di cambiare, se accolte e messe in pratica, in grado di cambiare veramente in maniera positiva la nostra società umana. Ma noi non possiamo ricevere l'imposizione della pace, l'imposizione della giustizia, l'imposizione del bene, perché abbiamo un dono meraviglioso che viene addirittura prima del dono della vita, che è il dono della libertà, il libero arbitrio. Questo libero arbitrio, tuttavia, sempre più si sta assottigliando via via che noi mettiamo a repentaglio la stabilità e l'integrità dell'intero pianeta, perché questi esseri meravigliosi che ora ci forniscono la medicina dell'informazione e della conoscenza, qualora noi mettessimo a repentaglio l'integrità del pianeta con esperimenti nucleari o addirittura una guerra atomica nucleare globale, e quindi con il rischio di far di una fuga dell'asse terrestre, con il rischio di distruggere veramente il pianeta a livello fisico, loro interverrebbero in maniera, allora sì, coercitiva, in maniera, allora sì, impositiva. Questo, allora,
Sì, guarda Marco, noi siamo proprio in chiusura e io ti fermo qui in questa bellissima, devo dire, ti devo personalmente ringraziare per la bellissima esposizione, per l'esempio che sei riuscito a fare, che penso che molti abbiano intuito come a livello microcosmico dentro il nostro corpo possono succedere cose e succedono cose che possono succedere a livello macrocosmico. Io ti ringrazio tanto della partecipazione e avremo modo di riapprofondire questo argomento e ti ringrazio insieme a te chi ci ha ascoltato e passo la linea a Massimo Bonella perché siamo proprio in chiusura. Grazie Marco. Grazie ai radioascoltatori, per me è un grande onore poter parlare di questi importanti argomenti e ci sentiamo molto presto. Grazie ancora. A te Massimo. Benissimo, dunque alle 19.52 è solo per dire che per quanto riguarda la scossa di terremoto che ha colpito il centro d'Italia, Muccia, in provincia di Macerata, ecco che c'è questo sciame sismico, ma non viene registrato al momento, non vengono registrate al momento delle scosse particolarmente forti. Se ci dovrebbe essere una cosa di questo tipo, nelle prossime ore eventualmente vi aggiorniamo qui da Radio Sirius con una edizione supplementare del nostro GR straordinario. Dunque, ancora una cosa, prima di chiudere lo sguardo alla rassegna stampa della nostra testata pianetaoggitv.net, appunto in collaborazione con Radio Sirius, a taglio primo l'Hour Fest 2018, poi a seguire RST Notizie a cura di Rosario Moreno, poi ancora il settimanale Pianetaoggi Reporter speciale Bosnia con l'artista Gianluca Mancuso, poi ancora Pianetaoggi Reporter speciale Foibe 4. Come ricorderete abbiamo fatto quattro speciali dedicati alla tragedia delle foibe per ricordare sempre ed amplificare il giorno della memoria. Sono successe delle cose che hanno davvero dell'incredibile su quelle zone del Carso Triestino, ma non solo lì, poi anche vedete per esempio i campi di concentramento nazisti, vedete cosa è successo in Argentina, in Cile, ecco, durante le dittature. Cosa succede adesso anche ad esempio in Turchia, dove vengono rinchiusi i giornalisti, tanto per dire. Poi abbiamo il primo ministro turco che viene fuori con delle frasi che anche un bambino che va alle scuole medie capisce che sta raccontando delle bugie alla luce, alla piena luce del sole. 19.54 è tutto, termina qui Pianetaoggi 20 nel mondo, grazie all'ospite che è intervenuto da Gubbio, a Marco Marsili, grazie dunque anche ad Albiano Appi dell'Associazione Culturale Il Sicomoro, grazie alla regia che ha assistito e ci ha permesso di andare in onda questa sera di Turno Modena con Ugo Moreno, grazie anche a voi gentili ascoltatori che ci avete seguito, rimanete sintonizzati per eventuali aggiornamenti sul sisma che ha colpito questa mattina alle 5.11 la cittadina di Muccia. Buonasera. Avete ascoltato Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Trasmissione condotta da Massimo Bonella e Aviano Appi. Vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione.